Ecco che allora noi, come diceva Guido D'Orso, nella rivoluzione meridionale, il Mezzogiorno non ha bisogno di carità, ma di libertà per le nuove generazioni che devono scegliere dove voler vivere. Per queste ragioni esprimo a nome di tutto il Partito Democratico con grande soddisfazione il voto favorevole per questa mozione, convinta che un'ulteriore pietra, una dietro l'altra, riusciremo a fare cose importanti per il Mezzogiorno e per il nostro Paese. Grazie. Grazie. Chiede la parola l'onorevole Crippa su che cosa? Abbia pazienza, chiedo ai colleghi anche intorno a lei se possono permetterle di parlare. Prego, su che cosa? Per A titolo personale, se è possibile. dichiarazione di voto? Sì. Sì, c'è prima l'onorevole Barbanti. Onorevole Barbanti. Grazie Presidente. Ogni calabrese deve quotidianamente confrontarsi fra realtà e virtualità degli intenti. La difficoltà di far combaciare le intenzioni del legislatore con il contesto reale è probabilmente la difficoltà maggiore. Illegalità a più livelli, ritardi storici, strutture non adeguatamente distribuite sul territorio, quando non del tutto assenti. Come parlamentare è questo il contesto territoriale del mio confronto fra la politica ed il fare. Quanto oggi pongo all'evidenza dell'Aula con questa mia mozione è una parte di questi problemi. Non è più procrastinabile l'interessamento dovuto per quanto riguarda l'SS106 Ionica. La richiesta di una commissione che accerti una volta per tutte e senza ulteriori ritardi le responsabilità di quanto accade su questa strada della morte è il passo necessario per avviare un processo di modernizzazione di una struttura fondamentale per lo sviluppo della Calabria. Per quanto riguarda il già citato sviluppo, è importante a nostro avviso individuare l'individuazione di free zone che possano facilitare gli interventi imprenditoriali che portino innovazione e benessere ai territori interessati. Ora, pur registrando e apprezzando la scelta che il Governo ha fatto di porre il porto di Gioia Tauro in una posizione di sicuro interesse e importanza nel sistema portuale nazionale, dobbiamo ora curare lo sviluppo del territorio retrostante. La nostra attenzione va quindi rivolta oggi a quello che la scelta del Governo può significare in termini di investimento e di sviluppo nell'area del porto, aprendo una nuova stagione che possa portare allo sviluppo di altre significative aree che ci piace chiamare free zone per il rilancio dell'economia locale. Infine, la difficoltà di attrarre investimenti in Calabria si scontra con normative complicate e spesso paradossali, su cui il Governo deve trovare metodologie e schemi di sviluppo che possano coniugare l'esigenza degli investitori a quella dello Stato e della Regione di tutelare il bene e l'interesse comune. Attribuire un vincolo paesaggistico in un'area industriale ci pare paradossale e senza evidenti motivazioni logiche. Laddove per l'azione di diversi soggetti responsabili tali aree si trovassero a sovrapporsi, è necessario un intervento chiarificatore che ponga in essere strumenti snelli ed efficaci che sciolgano tali nodi. Chiediamo quindi oggi a quest'Aula e al Sottosegretario di voler condividere e approvare con le opportune anche riformulazioni la nostra mozione nell'auspicio che si possa in tempi brevi raggiungere i positivi risultati che ci aspettiamo e che soprattutto si aspettano il territorio e i cittadini calabresi. Grazie. La ringrazio, onorevole Barbanti. Onorevole Crippa, prego. Grazie Presidente. Ci tenevo a intervenire per cercare di spiegare anche la genesi che ha portato alla calendarizzazione di questa mozione. Che una forza di maggioranza oggi porti in aula un provvedimento che si chiami Mozione Mezzogiorno, dopo che nella legge di stabilità il Presidente del Consiglio ha fatto del piano per il Sud un elemento forte della sua legge di stabilità, di fatto testimonia come nemmeno la maggioranza stessa creda nelle favole di Renzi. Questo punto è un punto fondamentale. Oggi noi stiamo discutendo, lo dico per chi ci segue da casa, il fatto è che la mozione, le dico la motivazione che mi spinge a intervenire, una mozione che riguarda il Mezzogiorno da una forza di maggioranza. La stessa questione è stata analizzata meno di un mese fa. A mio avviso questo è il modo sbagliato per cercare di analizzare i problemi, ma è solo un tentativo di metterci il cappello politico.